Stamattina, martedì 16 novembre 2010, con un autentico blitz, lo Stato capitalistico italiano, che dovrebbe tutelare ad ogni costo il diritto costituzionale alla casa e non togliercelo, ha letteralmente sbattuto per strada ben 3 nuclei familiari, una coppia con una bambina piccola e 2 figli della signora Eva Russolillo, la donna che nel luglio scorso, alla vista delle ruspe, fu colta da malore e ricoverata in ospedale. In quell'occasione le ruspe tornarono sui propri passi e si ritirarono. E per Eva e gli altri si era accesa la speranza che potessero salvare le proprie abitazioni. Sono 4 persone, io questa casa l'ho costruita per mio figlio è disoccupato, è fidanzato da 10 anni, in effetti ho il classico bamboccione, per forza, per necessità mio figlio è bamboccione, perché non c'è lavoro e io tutti i miei risparmi li ho investiti in questa casa. Per evitare che mio figlio andasse a vivere in un appartamento dove non può pagare neanche il fitto. Adesso io sto vivendo questo abbattimento come se tenessi sul letto di morte uno dei miei figli. Non è così profondo come avere un figlio. Però è simile, ve lo posso garantire, avere un morto in casa. Stamattina invece lo Stato che fa il forte coi deboli e il debole coi forti e che ha letteralmente dichiarato guerra alla povera gente dopo averla costretta a costruirsi abusivamente la prima casa di necessità, non avendola messa in condizione di poterlo fare nella legalità per l'assoluta mancanza dei necessari strumenti urbanistici, non ha voluto sentire ragioni e all'alba si è presentato a pianura con le ruspe scortate dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. La gente, ha ragione, si sente trattata peggio dei camorristi, come ci ha dichiarato in diretta telefonica Marinella Mele del Comitato Antiruspe di Pianura. Quando hanno arrestato a Cuto, non hanno dato questa forza dell'ordine e neanche l'hanno presa alla sprovvista così. Però, secondo me a Cuto ci è arrivata la notizia che lo stavano arrestando. A noi no invece. Noi stamattina alle 7 siamo chiamati che c'era uno schieramento di forze di polizia con ruspe sopra la montagna staccata. Allora che siamo scesi e l'abbiamo finiti. E indubbiamente eravamo in pochi perché nessuno sapeva niente. Ora, cioè, arrivata al termine era solamente la sentenza che veniva eseguita, perché loro subito sono stati che hanno demolito. Non hanno voluto sentire ragioni, non hanno voluto sentire carte, avevamo dei procedimenti d'appello, perché il Comitato Napoli ha diffidato il Comune in questa adempienza su queste case e noi stavamo aspettando una risposta, anche un diniego da parte loro, invece loro ancora ci devono neanche convocare, quindi a questo punto qua è semplicemente per trattarci ancora più male di quello che ci hanno trattato fino ad oggi, cioè i camorristi hanno i benefici di legge, noi non abbiamo nulla, quelli non ce le possiamo neanche avvalere. Il figlio della signora Eva Russolillo con la morte nel cuore ci ha raccontato l'arrivo delle ruspe. Sì, questa mattina verso le 7, mentre eravamo tutti in procinto per andare al lavoro, abbiamo visto questo strano movimento nella zona della via Montagna Spaccata a Pianura, camionette dei carabinieri, polizia e le ruspe. E abbiamo pensato che comunque dovessero fare un intervento per le demolizioni del Torciolano qui a Pianura. E infatti ci siamo recati sul posto e abbiamo visto che anche loro si stavano recando qui con le macchine e con le forze dell'ordine. Sul posto è accorso anche Gennaro Di Girolamo, esponente del Comitato Casa di Giuliano, che ha denunciato. Niente, è una situazione tragica, in quanto stamattina alle 7 si sono presentati ruspe con circa 100 carabinieri e polizia per effettuare questa demolizione. In quanto queste tre case che erano abitate da questi ragazzi che poi sono stati sgombrati, è successo che in effetti loro avevano chiesto l'autodemolizione con una sospensiva perché i comitati hanno denunciato il Comune di Napoli per non aver adottato il numero di protocollo per le demolizioni. Quindi loro si sono autosospesi le demolizioni e comunicandolo all'ufficio di competenza la demolizione stessa, cioè che non si demolivano finché con i comitati non si controllava questo numero di protocollo praticamente del Comune, che il Comune doveva adottare. Durissimo è stato Domenico Savio, segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, che ha dichiarato: la ripresa degli abbattimenti della prima e unica casa di abitazione di tante famiglie lavoratrici
è politicamente vergognosa e barbara da parte di un potere politico di centrodestra e centrosinistra che, disgraziatamente, anche loro che stanno subendo la tragedia della demolizione hanno votato. Cioè hanno votato per i candidati e i partiti che gli stanno abbattendo la casa. Ma come si può essere così incoscienti e incapaci? Il problema è tutto politico ed è quello che oggi, sfortunatamente, la classe lavoratrice a cui appartengono le famiglie aggredite e demolite dallo Stato borghese e capitalistico non ha la propria rappresentanza politica nelle istituzioni. Il Partito Comunista Italiano marxista-leninista, l'unico e vero partito difensore degli interessi dei lavoratori oggi esistente in Italia, ci ha provato a far eleggere dei propri rappresentanti al Senato, ma purtroppo la maggioranza dei lavoratori non li ha votati. In queste ore tragiche, il Partito Comunista Italiano marxista-leninista esprime viva solidarietà e sostegno politico alle povere famiglie di Bagnoli e a quelle ischitane che seguiranno, a cui il centrodestra e centrosinistra stanno abbattendo l'unica speranza di vita, generando disperazione e morte spirituale. Sosterremo con ogni mezzo possibile il movimento di lotta per il diritto costituzionale alla casa nel dare solidarietà e conforto ai poveri sventurati e lo faremo con grande impegno politico. Che gli abbattimenti di questi giorni e la disperazione di donne, uomini e bambini letteralmente massacrati dallo Stato capitalistico servano a scongiurare altri futuri abbattimenti e distruzione dell'esistenza di tanta povera gente. Il prosieguo degli abbattimenti in Campania rappresenta una vergogna politica, umana e sociale per tutti quei governanti come il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e la Ministra Mara Carfagna che in campagna elettorale hanno avuto il coraggio di strumentalizzare questa tragedia sociale, assicurando ai cittadini che correvano il rischio dell'abbattimento della propria casa che dopo aver vinto le elezioni regionali in Campania avrebbero definitivamente risolto il problema. La Carfagna in un incontro elettorale a Sant'Antonio Abate assicurò persino che non sarebbe stato abbattuto neppure più un pilastro di una casa dopo la loro vittoria alla regione. Che vergogna! La speranza è quella di arrivare al governo regionale, poi il governo regionale si assumerà la responsabilità di non demolire un pilastro soltanto di questi edifici. Dopo il vergognoso inganno elettorale subito, il prosieguo degli abbattimenti, alle popolazioni della regione Campania non resta altro che sperare nella lotta di rivendicazione del diritto alla casa.